Ciao a tutti ragazzi, prima di entrare nel vivo del video ho un piccolo annuncio da farvi. Infatti giovedì sera ospiterò il primo evento in streaming del mio canale dedicato a Super Smash Bros. Ultimate. Creerò una stanza dove potremo giocare insieme e sarà una bella occasione per darcele di santa ragione e magari rispondere a qualche domanda. Vi lascio in descrizione il link al mio account per seguire in diretta la stream e partecipare alla chat. L'appuntamento sarà per giovedì alle 20 circa. Per restare sempre aggiornati su questo tipo di comunicazioni, se volete c'è anche il mio canale Discord, che troverete sempre linkato qui sotto. Iniziamo! L'Evo 2019 si è appena concluso e come al solito si è trattato di uno spettacolo ricco di momenti emozionanti e di sorprese inaspettate. È indubbio però che il grande protagonista del torneo sia stato proprio Super Smash Bros. Ultimate, che è riuscito a stabilire un nuovo, importantissimo record. Infatti durante la finale, che ha visto trionfare il Joker di MKLeo sul Pokémon Trainer di Twitch, il canale Twitch dell'Evo ha raggiunto un picco di utenti connessi mai toccato prima. Incuriositi dallo spettacolo, infatti, ben 279.000 spettatori avevano gli occhi puntati sullo scontro definitivo dedicato al picchiaduro di Masahiro Sakurai. Ora che la vetta di 258.000 spettatori, stabilita l'anno scorso da Dragon Ball FighterZ, è stata superata, è doveroso fermarsi un attimo a riflettere sull'importanza di Super Smash Bros. Ultimate. Innanzitutto Ultimate è probabilmente il gioco più importante che Nintendo ha tra le mani in questo momento, in grado di polarizzare l'attenzione del grande pubblico sulla Switch anche a 9 mesi dalla sua uscita. Credo che in futuro diventerà tranquillamente il software più venduto su Switch, riuscendo a superare i già ottimi risultati di Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe. Non è un caso che il supporto al gioco tramite il Fighter's Pass sia stato spalmato fino a marzo 2020, assicurandosi così un interesse continuo e duraturo da parte di tutta l'utenza. E a questo punto non mi stupirei neanche se a inizio 2020, nel consueto Direct apripista di Nintendo, venisse annunciato un secondo Fighter's Pass per estendere ancora di più la vita di Ultimate. Poi, se la Nintendo avesse ancora bisogno di conferme, per fare il vero salto di qualità, ha bisogno di investire seriamente nel gioco competitivo e nelle infrastrutture online. Il gaming di oggi si è spostato in maniera palese verso la direzione degli esports e il grande pubblico è tutto là. Sebbene la casa di Kyoto si sia più volte dimostrata restia ad abbracciare questa fascia dell'intrattenimento elettronico, ora deve cambiare decisamente rotta. Non che i primi segnali di apertura non ci siano stati, ma la strada è ancora lunga e in salita. Smash è anche la dimostrazione che due anime opposte del gaming possono coesistere in un unico prodotto dalla qualità elevata. C'è però bisogno di forti segnali che facciano percepire all'utenza un netto cambiamento di rotta per quanto riguarda la padronanza dell'online gaming. Purtroppo ho come l'impressione che su Switch, visto lo stato qualitativo dell'abbonamento online, ne vedremo ben pochi di miglioramenti e che sarà un discorso che verrà affrontato solo con la next gen. E per finire, una piccola riflessione proprio sul gioco in sé. Quanto è bello che nella top 8 dei giocatori più forti ci siano tutti personaggi diversi. E come se non bastasse, molti dei lottatori non sono di certo considerati top tier. Anzi, vedere arrivare nelle Grand Finals un duo da Kant ha per me dello sbalorditivo. E non è che l'ennesima conferma dell'ottimo bilanciamento del gioco, nonostante un roster composto da 80 elementi circa. E con Joker sembra che si sia evitata la trappola dei personaggi DLC che rompevano completamente gli equilibri del gioco in Smash 4. Anche l'eroe sembra continuare questo trend positivo e passate queste prime settimane sentiremo sempre meno gente urlare di quanto sia broken e OP questo personaggio. Quindi ancora una volta un applauso a Sakurai e al suo team che sono stati in grado di creare un'opera mastodontica dotata di un equilibrio finissimo. Ragazzi, vi ricordo dell'appuntamento di giovedì e vi aspetto anche nei commenti. Fatemi sapere se questo Evo 2019 vi è piaciuto e se vi aspettavate un risultato del genere da parte di Smash. Io sono il Poro Michele, dall'Evo, ciao!